Adesso passiamo a quell'in oro bianco, sempre di alta fascia. Passiamo subito con la presentazione di un modello con diamante taglio Princess, che è un diamante taglio quadrato, come vi dicevo con quell'in oro rosa. È un diamante da 0,35 che ricorda molto i modelli Tiffany. Infatti, se voi andate sul sito, potete vedere che ci sono tanti solitari di Tiffany di questo modello. Questo è senza marca, è oro e diamante. Vedere, molto carino. Poi questo modello è un Michael Hill, quindi abbiamo una pietra centrale di 0,65 carati e diamanti laterali di altri 0,35, un modello più particolare, elaborato con diamanti appunto anche sulla montatura. Ancora più particolare è questo modello. Io lo trovo di una bellezza infinita, un modello molto particolare che non si trova più in produzione proprio, uno se lo deve far fare, sono montature che non si trovano a comprare in fornitura. E questa pietra centrale è di 0,70. È una pietra molto grande e il modello è molto principesco. I diamanti sono fino qui sulla montatura. Arrivano quasi fino alla fine. Guardate che bello, e sono innamorata di questi modelli così. Ne ho anche uno simile proprio perché sono favolosi. Un altro modello che si avvicina molto al mio gusto è questo qui, che presenta una pietra centrale di 1 carato e 15 e pietre laterali di altri 0,20. Guardate che bello. Non rimane tanto alto, quindi è veramente indossabile facilmente, ma fa una figura pazzesca. Questo è un bellissimo anello. Ultimo è un modello anche questo particolare. Ha una pietra ovale, però è sempre da considerarsi stile solitario. La pietra centrale è da 0,94 più 0,18 di diamanti baguette laterali. Non sono taglio brillante, quindi tondo. Sono baguette. Originale anche questo. Guardate che bello. I modelli sono tantissimi. I modelli sono tantissimi, ce ne sono altri anche di diamanti brillanti normali, solamente che sono di fascia un po' inferiore. Questi sono i più grandi, ma ne abbiamo tanti. Quindi o consultate il sito e vedete gli altri modelli, oppure se avete una necessità precisa, mi mandate un messaggio.